Sì, ciao. Massimiliano Ermini, presidente dell'Associazione dei proprietari dei cavalli da paglio, allenatori e allevatori, presente oggi a Mociano, ma c'era anche l'architetto del comune, l'ingegnere. Avete parlato, suppongo, della pista, così a idea? Beh, senz'altro sì, intanto buongiorno a tutti. Dopo lunedì c'è stato qualche momento di difficoltà evidente, ci siamo parlati per telefono perché era nei nostri accordi, come ci eravamo rimasti l'ultima volta, di collaborare, e così abbiamo fatto e oggi siamo trovati qui per vedere e capire cosa era successo lunedì affinché non si ripetesse, e continuiamo a portare avanti questo rapporto ovviamente proficuo di collaborazione con il Comune, perché quello è successo lunedì deve essere un campanello di allarme per tutti e che non si deve ripetere. Cosa hanno risposto? Collaborazione massima, è chiaro che c'è stato qualche momento di difficoltà, era sotto gli occhi di tutti che la pista non era perfetta come dovrebbe essere, ci sono varie cause, ma questo andare a cercare colpevoli a noi non interessa, interessa che le cose vadano bene. Oggi la pista è sicuramente dignitosa e quindi evidentemente abbiamo trovato, è stato trovato il modo corretto, giusto, per portare la pista come deve essere, in sicurezza, in modo che i cavalli possano esprimersi al meglio insieme ai fantini. Un'altra domanda riguarda invece le prove di notte. Allora, è ufficiale, sono su due giorni, il primo giorno per i cavalli giovani e il secondo per i cavalli più esperti che poi devono andare alla tratta? Io me lo auguro, era la richiesta che avevamo fatto noi, affinché anche i 4 anni non trovassero una pista massacrata dopo chi ha fatto giustamente il serio impegno. Spero che questo si concretizzi, sarà ai veterinari probabilmente dire che tipo di batterie vorranno. La nostra richiesta era in questa direzione e vediamo se veramente si concretizza. Gli ultimi due appuntamenti di Mociano te li sei guardati tutti dallo steccato, quindi la tribuna, visto buoni cavalli, cavalli venire avanti, e poi se hai visto ragazzi giovani, perché ovviamente il ricambio non è solo per i cavalli ma anche per i fantini, anche se Titti è ancora un ragazzino, però insomma qualche inserimento nuovo anche di fantini. Dai, prima si parla dei cavalli, sì, dai, col fatto che non ci sono state le corse è stato importante ora questi due appuntamenti, quello di martedì, a osservare tutti i cavalli, li ho visti tutti in grande forma, c'è dei bellissimi soggetti, strapronti, anche se non ci sono state corse, si può solo parlare bene dei cavalli, penso si può fare sia il lotto in alto con quei bomboloni veri e quello in basso con 10 cavalli più o meno che si equivalgono, perché sono state delle prove importanti in questi giorni. Discorso Fantini, grazie del complimento che sono sempre un ragazzetto, mi sento sempre un ragazzo stragiovane, però anche i ragazzi sono fatti vedere forte, si sono messi tutti alla prova in questi giorni, anche se c'è stato qualche problemino l'altro giorno con la pista, ma nessuno mi sembra tirato di freno a mano, hanno mandato tutti e si sono messi in mostra, la voglia di arrivare c'è da tutti e auguro a loro di riuscirci ad arrivare all'obiettivo che hanno. Dottore Ladu, tu vedi sempre tutte le corse, le segui sempre tutte, in questi due appuntamenti a Mociano, questi ultimi due, abbiamo visto ragazzi galoppare, Sì, per quanto riguarda i ragazzi, sì, devo dire che sono molto allenati, sono bravi, attenti, la vista lascia un po' il tempo che trova, perché purtroppo è successo un incidente la mattina, poi anche pomeriggio, ma non mi risulta. Credo che sia un attimino da rivedere un po' tutto questo programma che fanno per il protocollo. Io è anni che dico che i cavalli bisognerebbe che entrassero in pista e trovassero il canapè già tirato, perché siccome è una pista di addestramento, a Siena arrivano al canapè e trovano il canapè tirato, perché inutile che facciano 15-20 giri, già il fondo non è uguale a quello di piazza, perché questo è un fondo mosso, più ci galoppi e più è pericoloso. Intanto, evitando quei 15 giri che fanno prima, trovano la pista meglio quando è importante vedere i cavalli. Già questo è un appunto che ho fatto già nel passato e ancora vedo non hanno risolto niente. Poi che c'è da dire? Si dice sempre che le cose più avanti, più le fai più migliora, qui non c'è miglioramento perché non serve veramente a niente.
Quindi non hai visto cavalli pronti per fare il palio? Io no, invece mi sembrava che qualcuno ci fosse. No, 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 io non parlo di cavalli, io parlo del sistema per portarli poi ad essere pronti in piazza. Cioè, trovo ridicolo anche provare i cavalli che hanno vinto i pali, hanno belle cose totovali. Cioè, rischiarli, già non ne abbiamo. Quelli buoni vengono poi esclusi perché giustamente non vengono più considerati cavalli perché sono troppo buoni. Io credo che questi cavalli qui dovrebbero fare un programma diverso. 10 giorni prima della tratta farli venire a Mocciano tutti o a Monticciano e i veterinari di competenza analizzarli lì. È inutile portarli a Mocciano 3-4 volte, cioè che devono vedere, non è che sono cavalli. Vabbè, è un allenamento comunque anche per i cavalli più giovani, avere un cavallo esperto tra i cani più importante, no? Ma io non vedo legame fra il cavallo vecchio e il cavallo anziano qua, non credo che questo sia utile. Questo lo fanno all'ippodromo quando c'è un battistrada per i bulli dei 2 anni e devono ancora debuttare o comunque sono in doma. Con ciò queste sono cose che non esistono, perché poi sono cavalli che comunque a Mocciano vengono per i cavalli loro, dalle loro scuderie. Con ciò non c'è neanche bisogno di vedere la pista così tanto, per come voi raccontano. Credo che se evitassero comunque di portarsi dietro 150 cavalli, che poi non servono a niente tutti questi 150, perché abbiamo cavalli che fanno veramente girare le palle, rischiosi anche per eventuale cavallo che ha già vinto o comunque che corre al palio di acchiappare un calcio, credo che se potessero un attimino limare questi passaggi sarebbe un qualcosa di miglioramento. Ecco, sì, infatti a giugno vedere i cavalli che ancora non sono, che hanno dimostrato dalla stagione passata di non essere in grado, è bene levarli, no? No, ma infatti, cioè, è inutile portarli dietro, non è che poi devi bocciarli, li rimandi a settembre, gli esami a scuola li mandano a settembre, qui li rimandi a settembre, vuol dire il prossimo anno lo ripresenti, se nelle condizioni per quella morfologia, per quella disciplina che il palio di oggi vuole, viene avanti, se no lo ordini a casa. È inutile portarsi dietro tutto questo numero di cavalli che poi alla fin fine sono di impiccio e basta. L'ultima volta che ci siamo visti a Mocciano, anzi la prima volta della stagione, abbiamo fatto una battuta, no? Che Madame, dove lavori in Francia, Madame Fabre ti ha detto: mi raccomando, non ti fare male perché ti licenzio. Una battuta che è stata presa sul serio, ma poi non se la finiva il discorso. Io a Madame le ho detto: a me, pur di vincere il palio, sono disposto a tutto, anche a essere licenziato, perché qualche capitano l'ha presa sul serio, ma era soltanto una battuta ovviamente. E quindi pensano che sei venuto solo a fare una passeggiata? Esatto, magari qualcuno c'ha questa idea qui e io la volevo smentire, insomma. E come vorrei approfittare un attimo di questo momento per smentire che c'è una voce comune che dice che io non monto volentieri con le rivalità in piazza. Io la volevo smentire questa cosa, perché una contrada con la rivale, secondo me, va in piazza e c'ha due tipi di palio da fare: o da guardare la rivale o da tirare a vincere. Io credo di avere le capacità di fare tutte e due le cose, quello sta ai capitani quello che vogliono fare, insomma. Tutte e due non si possono fare, questo ormai il palio ce l'ha sempre insegnato. Scendi giù, o ne fai una o ne fai un'altra. E io sono un fantino e rispetto l'ordine della mia dirigenza.